Sazón è messa a ferro e fuoco. Il sangue dilaga, i morti non si contano. I paracadutisti americani hanno dato il via ad una gigantesca operazione. Questa. Dunque, vediamo un po', uguale. Due. E infatti, eccoli tutte e due lì. Sì, ma due cosa? Due fakiri? Proprio così. Due prigionieri affamati anche. Anche due arci super ultra generalissimi, certo. Due manichini? Sì, signori. Due incalliti Don Giovanni? Sì, signori. Insomma, decidiamoci una buona volta e mettiamo in azione i due parà. Mamma mia! Ah, fatemi scendere! Cizio! Fatemi scendere la prima fermata! Io non lo capisco. Che ha detto? Dice che sarete fucilati. Ah, saremo fucilati! Dico guai a chi ci stuzzica! Presto, recuperate l'ambasciatore americano prima che se lo mangi il coccodrillo! No, beh, qua! Aspetta! No, non ci vedo! Mantito. Ecco! Il fantasma! Il fantasma! Fuoco! 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 Fuoco sui due traditori! Scappa, Cenzo! Ma i due paraventi hanno mangiato la foglia. Anzi, diciamo pure tutto il bosco, con contorno di cocci di bottiglie e fil di ferro imbrodetto. Fucilatele tutti! Presto, prendiamoli! Addosso! Ce l'hai il guardaroba a casa? E dentro che c'è? Ah, il fidanzato di mia sorella, quella sposata. Altro conticino facile. Un ciccio uno capataz più un franco uno capataz più 18 guerrigliere curviline 18 più questo aggeggio diabolico fanno un vero finimondo. Crollano soffitti, crollano campane, crollano persone e crollano pure le speranze per i due parà di salvare la pelle. Ma questa che cos'è? È la cassa personale del dittatore generale. Per il parà pare, però i due parà. Tra una coppa di benzina ed una di champagne vi attendono tra breve qui tutti quanti.